Bene ragazzi, questo speciale del mercoledì lo dedichiamo a Gonagai con le cronache delle guerre demoniache. Ricordo che anche lo speciale mercoledì si prenderà una pausa e torneremo poi a gennaio. Volevo appunto parlarvi perché in uno speciale mercoledì sulle cronache delle guerre demoniache è così speciale il volume? No, non è così speciale, ma l'ultima cosa che ho letto di Gonagai. E volevo comunque portarvelo proprio perché lo trovo un volume che va a sintetizzare, no, quello che è la carriera artistica del maestro Gonagai. È un volume, come potete vedere, neanche troppo pomposo. Sono 10 euro, vediamo, ho messo a confronto con l'Attacco dei Giganti, come potete vedere, insomma, siamo lì come struttura, sicuramente fatto meglio anche perché ce lo fanno pagare 10 euro. La qualità della stampa è ottima, la rilegatura, sapete che a me non mi fa impazzire quella della J-Pop, come il materiale utilizzato, sovraccoperte. Anche per questo prodotto, a mio avviso, è abbastanza inutile. Di cosa parliamo qua? Sono delle brevi storie che Gonagai ha realizzato. Vediamo la prima storia. Dovrebbe dire anche l'anno, strano, ecco, del 75, Cronica delle Guerre Demoniache, appunto. Che dovrebbe essere una sorta, dicono, di prequel di Shuten Doji. Ecco, non vi fate ingannare da queste pubblicità. Questo in realtà, sì, in realtà lui aveva scritto questa piccola storiella che va a ricollegarsi probabilmente con Shuten Doji, ma in realtà sono solo esperimenti, no? Degli episodi che lui è andato a fare, che poi probabilmente le ha sviluppate più avanti per altre serie. Ecco, quindi non trovate, per gli amanti di Shuten Doji, non andate a trovarvi il capolavoro, ecco, quello è come è iniziato il tutto. Non è così, è semplicemente una storiella che assomiglia a quel Shuten Doji lì, e dove lui appunto poi l'ha sviluppata più avanti. Ecco, in questo volume non trovate dei capolavori, trovate delle idee di Nagai che poi lui le ha sviluppate nei manga successivi. Mi sembra che l'ultimo storiella è presa dal 1900, nel 2007, mi sembra l'ultima storiella racchiusa in questo albo. Vediamo se la trovo, questa è particolarmente carina. Siamo nel 2007 o poco dopo, ecco, quindi dal 75 al 2000 inoltrato, e quindi potete vedere una panoramica dei lavori che ha fatto Nagai, quindi è molto carina soprattutto per i fan. Io ve lo consiglio, ecco. Tra l'altro quella principale, quella definita il prequel in qualche modo di Shuten Doji, anche se vi dico non lo è, secondo me è anche la meno carina, insomma, di tutte. Quella che mi è piaciuta di più è La Maschera. Prima pubblicazione, numero giugno del 91. Ecco, vado solo a leggere la premessa di questo numero. Ho pensato a questa storia osservando una raccolta fotografica di vere maschere usate negli intermezzi del teatro No. Il maestro Osamu Tezuka era mancato da poco e così, mentre la disegnavo, mi sono chiesto che finale avrebbe dato lui alla vicenda. Per questo motivo credo di essere riuscito a ottenere una storia graffiante. Appunto, mi è sembrata la più ispirata, la più carina. Magari faccio vedere qualche immagine all'interno. Non vi racconto le trame, assunto appunto proprio perché sono storielle. Il classico manga di Nagai, come posso dirvi?
questo horror splatter che faceva lui, ecco, non proprio un horror puro, ecco, è proprio splatter molte volte. Qua addirittura, bah, mi piacerebbe farvi vedere delle immagini, ma rischierei di fare dello spoiler. Vedete, ci sono le classiche immagini che poi comunque nell'arco dei suoi lavori più importanti voi avete visto, quindi è un manga che io consiglio soprattutto agli amanti di Nagai, ma insomma, ma anche per chi non lo conosce si può fare un'idea, ecco, sono storielle molto simpatiche, chiamarle capolavoro anche no, c'è anche questa bellissima storia di una set cinematografico dove compare un individuo abbastanza ambiguo, le forme ricordano un pochino quelle di Violence Jack, vedete? E quindi niente ragazzi, sì, è acquistato, insomma sono 10 euro, secondo me è un po' caro per quello che offre, però però ecco, qui trovate, secondo me, trovate chi è veramente il Go Nagai, ecco, cioè nel senso che comunque sono sì storielle, ma sono storielle che poi abbozzate sono diventate altro in futuro, quindi si parlerà di demoni, c'è anche un po' di fantascienza in un racconto, le solite tematiche che troviamo nel nostro Go Nagai. Ragazzi, io con questo consiglio per gli acquisti, non è che vi ho detto molto, non ci siamo trovati in un classico capolavoro, ma consigliato, questo è un consiglio che vi do, sì, è un 8 pieno, insomma, se vi piace l'oro, se vi piace lo splatter, se vi piace Go Nagai, ma anche se non vi piace, ripeto, qui potete farvi un'idea di chi è Go Nagai, chi è l'artista Go Nagai, ok? Ragazzi, noi ci vediamo a gennaio per lo speciale mercoledì. Naturalmente, gli speciali, diciamo, tirerò giù qualche video se ho voglia di farlo, di girarlo. Se ho letto qualcosa di particolare, lo metterò qua sul canale. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo il prossimo anno. Ciao ragazzi.